essere qui. Sono onorato di accogliere il prossimo ospite che ci dà sempre una carica fantastica. Accogliamo il capitano e la sua ciurma, Giorgio Alli! Thank you.
su tutte le mani, tutti, tutte le braccia, tutti, tutti, voglio vedere tutti, 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 tutti. I figli di Goku, l'ammiraglio Max, il primo ufficiale e il capitano, su, su. Adesso, per continuare, hanno bisogno di un'amorosa, caldissima, fortissima onda energetica! Fuori la voce! Falso davvero con abilità, poi
vedevo chi l'avesse urlato. Lo sapete che tutti i vostri sorrisi, il vostro affetto, la vostra energia incontenibile ci fa sempre girare la testa. Baby, 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 baby
Allora io qui vedo, allora intanto vorrei che salutaste due musicisti nuovi qui dei figli di Goku, Alex Canella alla batteria, 1, 2, 3, più forte, vediamo se lo pronuncio bene, sì, perché lo spagnolo non ha segreti per me, Angel, José, Osvaldo al basso. Lui lo conoscete, Diabolik. Io qui ne vedo tantissimi, fantastici, cavalieri! Tantissimi, fantastici, guerrieri! Tantissimi, fantastici, pirati! Ma soprattutto dei meravigliosi, coloratissimi, super pazzerelli, we'll be right back.
ti voglio vedere ballare sul posto, così, così. Aspetta.
Ragazzi, il futuro è un'immagine. Aspettavi questa domanda, adesso te la faccio. Allora, voglio uno forte per Alex. 1, 2, 3. Alex, qual è il tuo animale preferito? Non dirmi il topo gatto, perché il pettauro dello zucchero. Pettauro dello zucchero. Io lo so qual è anche il mio animale preferito, il chupacabra. Però cos'è il tuo animale preferito? Acquatico che si chiama mussa. Mussa, la mussa, ok.
La mousse piace all'ammiraglio, ma la mousse, quella al cioccolato. Ok, Mark, voglio un applauso anche per Rachel. 1, 2, 3! Ok, Marcello, qual è il tuo animale preferito? La nutria di Formula 1. Qual è il mio animale preferito? Ma che cazzo. Meraviglia. Ragazzi, questo è l'ultimo pezzo, ma lo cantate voi.
Nel frattempo, Juan, che ha 32 nomi, però sembra Ub, non è vero? Un urlo per Juan, al basso! Venga qua. Il figlio di Goku, Marcello Salcuni! L'erede di Goku. Ormai il nonno. E adesso inviterei sul palco colui che sta sempre lì, nascosto. Il maestro, conosciuto anche come il fresco di zona, mi dicono. L'ammiraglio Max! Vieni qui. Allora, prima di posizionarti lì, vuoi dire qualcosa? Tanto vi saluto, ciao ragazzi, grazie, siete, da qua siete ancora più belli perché da là vi vedevo di spalle. Figo, com'è andata fino adesso? Benissimo! Ah, perché adesso c'è il pezzo forte. No, ma ti voglio fare un'intervista come la fa Vanni, aspetta, eh. Allora, come ti chiami? Tutto a posto? È una gag fra di noi. Allora Max, tu accomodati lì al tuo posto che mi sa che vuoi dire qualcosina. Facciamo un urlo per l'ammiraglio? Ragazzi, mi sentite fuori? Adesso facciamo un pezzo che voi sicuramente conoscete. È un pezzo che ha una storia in questa versione particolare e alla quale teniamo molto perché... perché l'abbiamo fatto in un periodo delle nostre vite dove è successa una cosa abbastanza, diciamo, mondiale che ci ha stravolto, cioè la pandemia. E nella pandemia eravamo tutti a casa e ci è venuta l'idea di fare, ecco, cioè il contributo dalla regia. Questo bellissimo disco che non so, qualcuno di voi ce l'ha? Bellissimo. E appunto in questo disco dove abbiamo rifatto le versioni un po' a modo nostro e a sentimento appunto di quel momento molto importante che ci ha cambiato, abbiamo fatto anche questa sigla che voi conoscete in una versione che adesso ci piacerebbe farvi ascoltare. Eccola. Thank you.
Lancia senza paura la tua sfera a bocche, nei
Luca è con me, con me. Wow, wow, le mani, wow, più forte, wow. Lancia la tua sfera. Grazie ragazzi! I figli di Goku, l'ammiraglio Max. Vieni su Dani, venite qua. Com'è andata? Vi è piaciuto? Meno male. Ok, al mio tre c'è qualcuno che ci scatta una foto? Non ballare, che sennò mi viene anche a me da ballare. Ragazzi, grazie. Uno, due, tre.